Amico, non ci crederai. Sai quelle zone della città che hai ripulito? Non ci sono più criminali e la gente appende poster con la tua faccia ovunque. Faccio quello che posso, Zeke. Non c'è bisogno di celebrarmi. Lo so, amico, lo so. Però è troppo forte. Moia si mette male. Ci sono malati ovunque. E l'acqua della fontana è nera. Ok, vieni via da lì. Dobbiamo trovare una soluzione. Andiamo, respira, respira. Che ci fai tu qui? Moia voleva che vedessi che succede alla fontana. Chi è Moia? Non importa. Guarda, Trisha, so cosa ha detto quel tipo di me. Mia sorella è morta a causa tua. Lo giuro, non sapevo cosa ci fosse in quel pacco. Non voglio sentire. Vuoi essere d'aiuto? Bene, allora chiudi quella valvola. È incastrata e non gira. Quel liquido nero entra nella fontana da lì. Ce l'hai tutto negli occhi. Ti prendo un solvente dalla mia auto. Seguimi. Ti sta osservando. Aspettavo questo momento con impazienza. Chi sta facendo? Lei ti odia. Ti detesta. Il tuo potere la spaventa. Non ti dirà mai. Posso farla dimenticare, sai? Tutto ciò che avete commesso è come un sospiro. Niente più dolore, niente più sofferenza. Resisti. Grazie. È l'ultima volta che ti aiuto, Cole. Se ti riempi ancora di quella roba, dovrai aspettare che svanisca da sola. Ho sistemato la fontana. Ho dovuto chiudere la condotta che la riforniva. Ci sono altre due condotte nell'area. Ricevuto. Le chiudo e vediamo che succede. La pagherà. Cuore spezzato, Cole. Così tante emozioni intrappolate senza via di fuga. Perché? Lei non è il tuo livello.
tu meriti meglio. Stai zitta. Sei completamente solo, sai? Nessuno importa a te. Né alla ragazza, né al grassone a casa, né alla donna sotto il ponte. Soltanto io ti amo. Ti ho sempre amato, Cole. Sempre e comunque. Se apro quella valvola, quella merda mi esploderà tutta quanta in faccia. Farà male, mi stordirà di nuovo. Però potrei costringere questo tipo a farlo. Per l'amor del cielo, vai via! Ad aprire una crepa e quella crepa si estenderà e si allargherà e poi il muro verrà giù. È solo questione di tempo. Ora che le valvole sono chiuse, scopri. Tu non conosci, non quello vero. Te lo insegnerò io e poi. Bastardo, che cosa si è perso? Cisterna collegata alla tubatura. Deve essere da lì che viene l'epidemia. Distruggila. E che diavolo è quella roba? Un tipo di agente per controllare la mente. Sembra organico, ma non so come facciano a produrlo. Sì, beh, di sicuro ha fatto effetto su di me. Torno da Zeke. Mi sta scoppiando la testa. Non puoi ridare la raggiosfera ai federali. Ho scelta. Amico, sai cosa ci faranno con una cosa così? Specialmente se è coinvolto il Pentagono. Si tratta dell'arma definitiva. E cosa suggeriresti, Jedediah? La nascondiamo sotto il divano?
Solo mamma mi chiama Jedediah, ma ora non importa. Ascolta, io dico di forzare quella bellezza e dare a tutti dei poteri. È l'unico modo per non essere fottuti. Beh, per me siamo già fottuti. Ho indicato sul tuo GPS la prossima sottostazione, Cole. Non dovrei cercare John e la raggiosfera. Considera la questione nel suo complesso. Ogni volta che ridai corrente a una zona della città, i tuoi poteri aumentano. Vale la pena investirci un po' di tempo. Ti richiamo quando hai riattivato la sottostazione. Moia, sono giù nelle fogne. A breve dovrei ripristinare la corrente. Ricevuto. Hai visto quel tizio in TV? Pensavo fosse uno a posto, ma ora non fa che criticarti. Per me dovresti andare a dirgli due parole. Credimi, mi piacerebbe, ma non so dove trovarlo. Probabilmente si è rintanato nella vecchia stazione TV del quartiere storico. Se lo trovi, dagli una bella lezione. Fagli capire che deve tenere a freno la lingua.
Fatto, Cole. Appena pronto, dovresti indagare su un paio di faccende. Una potrebbe condurci a John. Grazie.